alla tua professione e al tuo attuale ruolo, qual è il primo aggettivo che ti viene in mente? Lottatore. Perché lottatore? Perché penso che parte del mio carattere, parte del mio DNA, il lottare sempre, il pensare che sempre c'è una possibilità, quando le cose vanno bene di cercare di fare di più, quando le cose non vanno bene cercare di rimediarlo, e questo non solo in Formula 1, penso anche nella vita normale c'è sempre una lotta. C'è una persona in particolare alla quale più degli altri devi dire grazie per dove sei arrivato? Beh, ci sono state tante persone che ti aiutano ad arrivare dove arrivi quando sei un pilota in Formula 1. In tutte c'è sempre una dietro che è stato sicuramente mio papà. Mio padre è stato dall'inizio in go-kart, poi in tutta la carriera in monoposto, poi anche se non è fisicamente in tutte le gare o fisicamente in tutte le giornate che lavoro o anche che non lavoro, è sempre lì, qualsiasi cosa mi succede in giornata, sia professionale o sia di carattere anche personale, lo chiamo a lui e ha sempre il suo punto di vista e il 99.9% ha sempre ragione, quindi lo ascolto con molto, molto interesse. Qual è la volta che te la sei vista più brutta nella tua carriera di pilota? Ci sono stati vari momenti. Sicuramente quando hai degli incidenti o quando hai dei errori troppo hobby, troppo alla vista di tutti, quel giorno vorresti sparire per qualche settimana e non vedere, che non ti veda nessuno, no? Però questo penso forma parte dello sport, succede in tutti gli sport, sicuramente in Formula 1 o in sport più mediatici questo si aumenta, però poi impari che questo succede a tutti e cerchi di non pensare troppo. Hai parlato di incidenti, comunque hai a che fare ovviamente con uno sport pericoloso. Qual è il tuo rapporto con la paura? La paura in Formula 1 non esiste, penso. C'è sempre rispetto per la macchina, per quello che facciamo, per rispetto per la velocità, ma non c'è paura mai. Sicuramente le gare sul bagnato, quando hai pochissima visibilità, hai una sensazione di non comodità, molto scomoda, ma non è paura. Vorresti togliere un po' quell'acqua per andare più veloce, non è che è paura, è solo che sei scomodo in macchina. La macchina è il tuo ufficio alla fine. Che effetto ha su di te vincere la vittoria? Ti permette di rilassarti un attimo o ti sprona a fare ancora di più per migliorare? La vittoria ha un effetto motivante, penso che quando le cose vanno bene o quando riesci a portare a casa i risultati e di vincere le gare, automaticamente hai una settimana di grande motivazione, di grande esaltazione, dove vuoi fare ancora di più, dove sei più attivo con la tua squadra, con i tuoi ingegneri, hai più idee, più creatività, ti alleni più intensamente perché vuoi ripetere quel feeling e vuoi ripetere quella sensazione che hai avuto la domenica scorsa, quindi la vittoria è importante ogni tanto averla perché ti dà quella carica di batterie.